Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale qui parlo di magia ai tempi della filosofia e delle mie vacanze, delle vacanze di Re Majuru, che come vedete sono veramente all'insegna dell'ozio, del dolce far niente. La Vergine è fatta così, è tipico della Vergine. Fare sempre qualcosa, ma sappiate che sono rilassato, sono contento, viaggio leggero, sono felice. Quindi sono comunque in vacanza. In questo video di cosa vi voglio parlare? Voglio prendere in consegna un argomento che è sorto ieri durante la live Astrologia e Karma, Karma e Astrologia. Ed è l'argomento del bene e del male, è l'argomento dei cattivi e dei buoni, buoni e cattivi. Fa pensare a un album di Bennato, i buoni e i cattivi. Lui era ironico, perché è difficile... Lui metteva in rilievo proprio questo. È difficile in questo album. Una volta si facevano i concept album, dove l'album era una specie, il disco era una specie di libro, e lui metteva in rilievo il fatto che è perlomeno molto difficile capire chi è il buono e chi è il cattivo. Intelligentemente metteva in rilievo questa cosa. Edoardo Bennato, del Leone, nato sotto l'ala dell'angelo della strega. Comunque è sorto questo argomento. Ho fatto questa live. Non mi pento di averla fatta, però vi dirò come ho scritto poi sotto. Credo proprio che da parte mia ci debba essere sempre di più una differenziazione. Se faccio una live e decido, come ho fatto in tanti casi, no, che sia all'insegna delle domande e delle risposte, la faccio, no? Parto già fresco e così, quindi con la mente serena, aperta, e mi concentro sulle domande disparate che si fanno. E poi ci sono invece i video come questo o altri video in cui racconto un concetto e senza essere bombardato da una pioggia di domande. Tenete conto anche che fa caldo, io resisto bene il caldo, però sapete che, come raccontano i criminologi, quando fa molto caldo i crimini aumentano nelle città, perché si impazzisce un po' con il caldo, ma anch'io, no? Un po' come tutti, no? Quindi attenzione, si diventa dei criminali, perché le particelle che sono nell'aria si muovono molto velocemente e ci picchiettano addosso, ta 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 ta, quindi siamo mitragliati dall'aria stessa. E ieri era un po' così, c'era il calore e c'erano anche le domande che mi tragliavano un pochettino, ma succede sempre, ma mi va anche bene, cioè... diciamo, la mia mente è agile, quindi riesco a rispondere a tutto, però ero stanco dopo aver parlato per un'ora di un argomento difficile, cioè era una micro lezione magistrale astrofilosofica. Allora, voglio prendere in considerazione questo tema del bene e del male. Cioè, la domanda semplice, umana, qual è da parte vostra, da parte di qualcuno che poi appunto si è estesa partendo da, mi sembra proprio, e la domanda qual è? Come fai a capire, dal tema natale, con l'astrologia, che una persona è buona, cioè che una persona è cattiva soprattutto, no? Dove lo vedi? In quali pianeti vedi che la persona è cattiva? In quali configurazioni? Allora, penso che la domanda fosse questa, volendo riassumere e sintetizzare. Detto questo, con una premessa, faccio un'altra piccola premessa, ad esergo, cioè piccola introduzione, cito una frase, la leggo, di Francis Scott Fitzgerald, che ha scritto Il Grande Gatsby, era dalla Bilancia. Grande Gatsby, esiste anche il film, credo, interpretato da Leonardo DiCaprio, se non ricordo male, l'ho visto tanto tempo fa. Comunque la frase è questa: il banco di prova di un'intelligenza di prim'ordine è la capacità di tenere due idee opposte in mente nello stesso tempo, insieme, di conservare la capacità di funzionare. Cioè, semplificando, l'intelligenza è la capacità di tenere insieme dei pensieri che sembrano escludersi, dei pensieri opposti. Direte, cosa c'entra? C'entra sempre. Per me è un concetto fondamentale, quello dell'ambivalenza della realtà, dell'ambiguità della realtà. Sarà perché io sono molto mercuriale e credo molto nel Dio Mercurio, è la mia guida. Ma questo concetto lo ritengo assolutamente valido e fondamentale per capire tutto. In particolare l'astrologia, sì, l'astrologia va capita tenendo conto del fatto che tutto è doppio. Chi capisce questo fino in fondo
non dico che abbia già capito tutta l'astrologia, però è a buon punto, cioè parte bene, se si introduce nel mondo dell'astrologia con questo concetto capirà tante cose. Ora questo concetto ha un valore anche molto più generale, non c'entra solamente con l'astrologia, naturalmente. Poi vi direte, vabbè, bisogna tenere in mente due cose opposte, quindi c'è una neutralizzazione. No, uno sa di due aspetti possibili. Per esempio, ieri parlavo del fatto che potremmo essere liberi, no? Nella nostra vita c'è il libero arbitrio, oppure prigionieri. Tieni conto dei due aspetti e poi decidi, no? Io penso che siamo prigionieri, qualcuno l'ha detto. Tanti pensano così, c'è un destino e da lì non esco, oppure puoi pensare a qualcos'altro, però è sempre buono tenere conto degli aspetti che sono in contraddizione tra di loro. Il nemico ha un'idea opposta alla tua, ma anche tu sei il nemico dell'altro. Quindi tu hai ragione, perché io ho sempre ragione, cioè noi abbiamo sempre ragione, ma tu sei il nemico dell'altro, il nemico ha torto. Però il nemico vede in te il torto pure, quindi siamo tutti uguali. Potresti avere benissimo torto anche tu, o avere una verità parziale. Comunque non voglio annoiarvi troppo su questa questione. Andiamo là, cioè nel nocciolo della questione, nella ciccia, là dove c'è il magma del discorso. Allora, io ho parlato ieri per un'ora e poi sorge questa domanda. O comunque, sì, la domanda è, cioè, la richiesta qual era? Dici, dimmi, astrologo, Re Maggiore, come individuare, gli aspetti, che rendono una persona negativa, cattiva, che ne so, invidiosa, rabbiosa, ci sono varie possibilità. Ero stanco, ed era un argomento. Ed è un argomento difficile, è molto difficile. Ho cercato di spiegare un po', ma non ci riuscivo perché c'era un'insistenza. Poi qualcuno dice: beh, ti sei arrabbiato così, ma tenete conto che quando fa caldo, dico un po' scherzando, però anche la verità, i criminologi ci raccontano che i crimini aumentano nelle città, attenzione, perché la gente impazzisce con il caldo, ma io stesso, cioè non è che impazzisco, però mi sale l'energia. Ed è così. Poi del resto ogni tanto ci si irrita. Infatti questo è anche un argomento, quello dell'aggressività. E qui vorrei trattare soprattutto questo argomento. Perché la questione del bene, del male, dei buoni e dei cattivi, c'era un album di Edoardo Bennato che si chiamava I buoni e i cattivi e lui era ironico nei confronti di questa questione. Cioè l'album si chiama I buoni e i cattivi. Per dire, beh, sì, che i buoni non esistono veramente, i cattivi non esistono veramente. Lui con sagacia ha fatto questa cosa. Grande cantautore che a quei tempi là, quando si facevano certi album, erano come dei libri, avevano un concetto. Lui nato sotto il segno del leone, sotto l'ala dell'angelo della strega, angelo che ci siamo appena lasciati alle spalle. Io ho perso un po' il filo nella mia frase, comunque la questione è quella del bene e del male, è quella questione dei buoni e dei cattivi, come individuare il cattivo, no? Da un tema natale. E sì, io leggo questa cosa, ma mi si chiede qualcosa di estremamente difficile, ma chi mi sta facendo la domanda non se ne rende conto, non se ne rende conto, ma non c'è niente di male, però lo sottolineo, non si rende conto della difficoltà nel rispondere a questa domanda. Per questo, tra l'altro, probabilmente ciò che voglio fare, l'ho scritto sotto il video, sarà d'ora in poi dividere bene le cose. C'è un errore anche mio di impostazione, anche perché sono un po' un pazzo, no? Mi butto nella diretta perché trovo che abbia un suo fascino, anche un po' l'adrenalina, il fatto di così, che succeda anche l'imprevisto. Ma comunque a me piace, ieri c'era qualcosa di imprevisto e va bene, è un'ottima cosa, infatti sono qui a parlare. Però è probabile che sia meglio fare dei video come questo, parlo dell'argomento, ok, poi lo posto, lo state vedendo. Oppure se decido di fare una diretta come tante volte l'ho fatta, fatemi pure delle domande e rispondo, la faccio. Allora, questo argomento è difficile per vari motivi. Ma comunque voglio venirvi incontro, certamente sono qui apposta anche naturalmente per mia libera volontà, nessuno mi obbliga,
qualcuno dice, insomma, mi dice cose tipo, adesso non so ripeterle bene, insomma, non so, quasi come se io fossi tenuto a fare queste cose. No, le faccio perché voglio farle, no? Mi piace condividere le mie idee e mi diverto, ma è anche faticoso, non è facile. Però, visto che ci sono delle cose che so, mi piace spiegarvele. Ma entrando nella questione, no? Andiamo nel nocciolo della cosa. Allora, una persona, da dove partiva un po' la questione? Dalla domanda, ma tu capisci gli altri? Partiva un po' da lì, credo, se non mi ricordo esattamente. Ma certo, l'astrologia, permette di capire in trasparenza le persone. Fai il tema natale e se sei un bravo astrologo, una brava astrologa, capisci tantissimo del mondo dell'altra persona. Capisci la sua vita, il suo percorso e certo è un superpotere, no? Superman alla vista a raggi X e vede attraverso i muri. Beh, l'astrologia è veramente un superpotere, è una bacchetta magica incredibile, uno strumento magico perché ti permette di capire il mondo interiore degli altri, come sono fatti gli altri. Quindi da qui, allora tu puoi capire se uno è cattivo, buono, ma sì. Però, allora, ci sono dei pianeti geni, come i geni, no? Del DNA, il gene del male. Ci sono i pianeti del male? No. Ci sono le configurazioni del male, no? Aspetti tra pianeti che dicono il male? No. Case dell'astrologia del male? No. È tutto sbagliato. Allora, pensare così è un pensare che è tipico di quest'epoca. Allora, c'è un filosofo che ebbe a dire, che ha detto, che siamo passati da un ragionare discorsivo a un ragionare digitale. Lo dice negativo, i filosofi sono quasi tutti contro il digitale, la macchina, eccetera. Io assolutamente no. Tengo sempre a sottolineare che non ho nessuna nostalgia del passato, zero, anche se ho vissuto tante cose nel passato, che quando non c'era la macchina, non c'era internet, non ho nessuna nostalgia. Penso che ogni epoca abbia le sue cose buone e cattive, sempre è stato così. I problemi cambiano, sono diversi e bisogna affrontarli. Però è vero che prima c'era un ragionare più discorsivo e adesso digitale, cioè è fatto di pacchettini, tipo quantizzati, no? Come la fisica quantistica, la luce è fatta di pacchetti. Cioè, i ragionamenti devono essere veloci, buttati là subito, no? Pronti all'uso, no? Pronti all'uso. Mente Corrado Guzzanti, che è un poeta, il Robertetti dice, i tuoi occhi, due mele, i tuoi seni, due mele pronte all'uso. Vabbè, la stupidaggine. Comunque, sì, pronto all'uso, fast food. Il fast food del pensiero, take away, no? Prendi e porti via. Cioè, abbiamo bisogno di formulette. Ma capisco anche, è tutto molto veloce, poi c'è una difficoltà a stare attenti, c'è un livello di attenzione bassissimo. Dipende dalla rete? Sì, dipende tantissimo dalla rete, perché noi siamo continuamente stimolati da tantissime cose. Cioè, voi siete qui e vi siete già rotti. La maggior parte delle persone ascolta questo tizio qua, Re Maggiorù, per chi lo sa, per un minuto, cinque, e comincia a pensare a questo qua, parla troppo e già sta guardando un'altra cosa. Quindi questo è un problema generale, ok? Comunque qualcuno so che riesce a seguire, grazie a Dio, me lo auguro, spero, non solo me, ma qualunque cosa. Ci sono anche tanti giovani che leggono, eh? Non si legge più, ma qualcuno legge tanto, no? Poi lì ci sono degli squilibri pazzeschi, chi legge tantissimo, chi non legge niente. Vabbè, insomma, mi sto un po' dilungando sulla questione. Comunque c'entra, no, questa questione della formuletta. Ora, ripeto, non esiste la formuletta, non esiste il gene del male. Allora, per spiegare meglio ciò, parto da un caso particolare, però che può essere significativo. Prendiamo in considerazione un pianeta che in sé già fa pensare un po' al male. Marte, pianeta Marte. Ares, il dio della guerra. Insomma, se non è questo pianeta a rappresentare abbastanza bene il male, quale altro? Ce ne sono altri, naturalmente.
Ecco, questo forse vi piace, dico così, ma piace anche a me, nel senso che mi serve per spiegare qualcosa. Prendiamo in considerazione Marte, perché Marte effettivamente è violenza. Marte è quel simbolo che è il pene, il membro maschile eretto, che potrebbe servire anche per stuprare. Infatti gli uomini tante volte stuprano le donne. La storia dell'umanità è costellata da migliaia, milioni di stupri. I soldati entrano in una città, la distruggono, oppure nel Vietnam, insomma, i soldati americani entravano nei posti e trovavano lì delle donne e le violentavano. I maschi sono fatti così, sono simpatici, no? Questo è Marte, il fallo. Il fallo può essere, può avere tante altre declinazioni. Beh, Marte è la rabbia, la rabbia. È l'aggressività, è la violenza. Marte è anche il fucile, la mitragliatrice, qualunque arma che serve per qualunque arma con la quale noi distruggiamo il missile, la bomba atomica sganciata su Hiroshima, sotto il segno del leone, in un momento particolare in cui c'era un angelo che pure è bello, ma ha il suo lato negativo. Comunque, appunto, gli angeli sono, attenzione, anche gli angeli sono doppi. Marte è doppio, ma certo, è tutto questo, però Marte è anche vitalità, entusiasmo, enteos di un certo tipo. È ciò che ci permette al mattino di alzarci dal letto, perché non è banale alzarsi dal letto, e affrontare la giornata, lo sapete, lo sappiamo tutti, no? E affrontare la giornata. Cioè, per quale motivo mi sto alzando? Forse non c'è un motivo valido per alzarsi, forse è una giornata che si presenta non gradevole, oppure di merda. Però tu ti alzi dal letto spinto da questa energia marziana. Se non ce l'avessimo saremmo delle gelatine, saremmo del mollicci. E poi beviamo il caffè. Qui io non sto bevendo il caffè, ma sto bevendo un succo d'arancia, bio, arance sanguigna. Bevi il caffè ed è come se bevendo il caffè, e così no, ti aumenta l'adrenalina. Cioè ti aumenta Marte, perché aumenta l'adrenalina. L'adrenalina è Marte. Pensiamo in effetti anche all'adrenalina che è legata a Marte. Astrologicamente parlando, l'adrenalina c'è quando noi abbiamo paura, un cane rabbioso che si avvicina, ci spaventiamo, sentiamo salire l'adrenalina e scappiamo. Magari c'è un cancello, però lo scavalchi, sei un vecchietto che così tremolante, però improvvisamente, scherzo, diventi un supereroe, ti sale l'adrenalina, perché c'è l'adrenalina che è una sorta di, come Captain America, no? Ti viene iniettata una. Quel liquido che ti rende fortissimo, salti, ti arrampichi e ti butti dall'altra parte per salvarti dal cane. Scherzo, però comunque cosa voglio dire? Lo sapete, insomma, l'adrenalina aumenta e quindi hai anche più energia, ma veramente. Quindi è importante per salvarsi oppure per attaccare. Marte serve anche per difendersi, cioè l'aggressività esiste anche per difendersi, non è che serve solo per essere offensivi. E spesso anche a vanvera, perché spesso noi siamo irracondi, irosi, e ci arrabbiamo a vanvera, senza un vero motivo. Così, perché ci piace essere aggressivi, perché ci viene spontaneo, perché siamo anche degli animali aggressivi. Quindi ci sono delle ambivalenze, come notate. Cioè, Marte è negativo o positivo? Beh, se lo pensiamo come guerra, bomba atomica sganciata su Hiroshima, oppure membro maschile, cioè il maschio stupratore che violenta la donna o che la pesta, la picchia, il femminicidio, tutto questo scenario, beh, certamente è negativo. Certamente vale anche per le donne, parlo dei maschi perché Marte è il pianeta del maschile, gli uomini vengono da Marte. Quindi la violenza, tecnicamente parlando, viene soprattutto dal maschio, eh? Anzi, l'astrologia ci indica che viene dal maschio, punto. Quindi anche nella donna, dal maschile che ha dentro di lei. Però Marte può essere assolutamente benigno anche, è necessario, è la spina dorsale che ci tiene su, che ci fa affrontare la vita. Se non ce l'avessimo, non riusciremmo ad ottenere niente in questa vita. Quindi vedete qui, in questo pianeta, che ha un suo significato così scottante, sembra il
è cattivo o buono? È legato alla cattiveria o alla bontà? Alla cattiveria, alla distruzione o alla vita? A tutte e due. Per questo bisogna ragionare in un modo doppio, a tutte e due. Ora, penserete subito, giustamente, però ogni tanto si esprime di più in un modo e in altri casi in un altro modo. Perché si sta parlando di due cose, ma queste due cose, certo. Allora, prima di tutto, beh, però dovete tenere conto del fatto che, lasciando per un attimo da parte, semmai, naturalmente si può dire anche questo, no? Non so, i criminali di guerra o insomma, persone estremamente violente, Jack lo squartatore che azzanna, come dice in una canzone Sergio Caputo, azzanna le infermiere sul ponte della ferrovia. Beh, ci sono i serial killer così, insomma. A parte il male profondo, cioè veramente portato all'estremo di certe persone, ma Marte si esprime in tutti noi in certi momenti, chiaramente. In un modo anche negativo, oppure in un modo positivo. Non è sempre uguale, si esprime fortemente in alcuni momenti, in altri no. Quindi siamo tutti marziani e marziane, siamo tutti violenti in certi momenti. Chi di voi non è stato violento o violenta in qualche momento della sua vita? Gli uomini maschi sono più violenti in un modo diretto, no? È plateale l'aggressività del maschio, semplificando. Quella della donna non è che sia minore, eh? La donna è più contorta, è velenosa, no? Ti inietta il veleno nella quotidianità. Anche la donna naturalmente ti può tirare il vaso oppure prendere un'arma. Cioè, la sposa in Kill Bill, Uma Thurman, che ha l'arma, la katana, ma lì è anche un'altra cosa, è anche È un bel simbolo, ma adesso non è che voglio parlare di questo. Comunque tutti siamo aggressivi, certo, in certi momenti ci comportiamo malissimo, tutti noi abbiamo scheletri nell'armadio e tutti noi ci siamo comportati male in certi momenti. Anch'io, no? Ci sono stati momenti che penso, beh, ma lì non avrei dovuto. Poi uno può cercare di spiegarsi le ragioni, ma ci sono i momenti del male. Tutti noi. Uso questo pianeta perché effettivamente è abbastanza significativo, anzi, molto significativo. Allora, questa è una questione, vedete, l'ambivalenza. Allora, cerchiamo adesso di fare un passo ulteriore e di vedere il pianeta nei segni dove si manifesta più fortemente. Allora, ce ne sono tre. Il Capricorno, l'Ariete e lo Scorpione. Allora, nello Scorpione e nell'Ariete, Marte è nel suo domicilio, due domicili diversi. Quindi vuol dire che si esprime bene, eh? Nel Capricorno, Marte è esaltato. Allora, da qui dobbiamo dedurre che questi segni sono particolarmente aggressivi e di conseguenza che sono cattivi, cioè il Capricorno è cattivo dal momento che Marte è esaltato nella sua struttura, e l'Ariete e lo Scorpione. Si può anche aggiungere qualcosa, appesantire ulteriormente la questione e dire, vabbè, c'è cioè la persona che è del Capricorno, non solo del Capricorno, ma è nata pure con Marte. In Capricorno, quindi Marte è molto accentuato ed è vero, stessa cosa se Marte è in Ariete, se Marte è nello Scorpione. Quindi prendiamo questi casi dove Marte è veramente forte. Tenete conto di tutte e due le cose, il segno, così, senza il pianeta, oppure ci possiamo anche mettere il pianeta. Allora, se prendiamo lo Scorpione e hai Marte in Scorpione, sei dello Scorpione, ma oppure hai nel tuo tema natale Marte in Scorpione. Potresti essere, questa è una possibilità, certamente abbastanza aggressivo, avere l'aggressività tipica dello scorpione, che è basata sull'intelligenza. Semplifico dicendo, lo scorpione cosa fa? Cosa pensa? Tu mi hai fatto del male, ok, mantengo la calma, lascio passare del tempo. E quando tu ti sei dimenticato, no, di quello che mi hai fatto, così, a sangue freddo, con freddezza, mi vendico. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Questa è una cosa tipica, no? Che sapete, no? Lo scorpione è vendicativo. Ve la racconto perché può essere così. È importante avere anche delle cose semplici, quelle che credo abbiate bisogno di sentire, quindi ve la racconto. Quindi lo scorpione può essere così. Oppure in certi casi essere subito reattivo. Lo scorpione è sempre molto vigile. È sempre teso di fondo.
Quindi se gli fai del male può anche scattare, non è detto che ci mette tanto, eh. Quella è una possibilità, quella diciamo più bella, diciamo da un punto di vista narrativo. Cioè, hai fatto del male e quello è uno che ha fatto del male allo scorpione, dopo un po' pensa, beh, no, insomma, non se ne è neanche accorto, se ne è neanche accorto. Si tratta solo di aspettare. Passano anche 10 anni e poi salta fuori lo scorpione con la sua arma e ti pugnala. Ok, quindi chiaramente lo scorpione è aggressivo, ma diciamo per dire una cosa più estesa, lo scorpione tante volte è polemico, è contro tutto. Uno che ha Marte in scorpione facilmente è polemico, rompe le balle. Io conosco anche degli scorpioni, io amo tantissimo il segno dello scorpione, uno dei segni in particolare soggettivamente che amo di più, però a volte esagerano, certo, sono sempre contro tutto, polemos continua, ogni cosa che succede in società, nel mondo non va bene, quindi continuano ad esprimere aggressività nei confronti della società. Lo scorpione è asociale, antisociale e un Marte di quel genere ti porta a tirare la pietra contro la vetrina. Spaccare qualcosa, lo dico così, è possibile, fare un gesto oppure a parole, però insomma anche le parole fanno male. Quindi è cattivo uno così. Chi ha Marte, il scorpione è cattivo, ma non è detto. Marte e scorpione, come dicevo, si esprime, Marte è un pianeta, il pianeta di cui sto parlando, che ha anche un suo valore assolutamente positivo. Chi ha Marte in Scorpione si sa difendere bene. Sono attaccato, mi difendo bene i miei figli, le persone che amo. Difendo il mio territorio, le mie idee, il mio habitat. Ho questa lancia, sono questa sentinella davanti al mio castello, con dietro le spalle il portone del mio castello e difendo il mio mondo. È una buona cosa, no? Non è detto che sia usato solo in negativo, può esserci un'oscillazione, perché ogni tanto si manifesta un aspetto e ogni tanto l'altro, cioè un aspetto aggressivo, diciamo un po' anche a vanvera, e un aspetto aggressivo invece costruttivo, che ha un suo senso preciso. Marte in sé ha poco a che vedere con la ragione, per questo lo dico anche a vanvera, cioè è un pianeta stupido, come del resto è un po' stupido il maschio, con il suo membro, cioè. Che sappiamo che il maschio ragiona spesso con il cazzo, ragiona spesso così. Scusate queste piccole parentesi femministe, però comunque sono concettualmente corrette. Naturalmente può valere anche per la donna, eh? La donna si è appropriata o ha comunque in sé, si è appropriata dell'aspetto maschile e ce l'ha tanto quanto il maschio in questo momento. E fa anche bene, no? Siamo in una certa fase dove tutto si rimescola, gli uomini sono diventati più deboli, i femminili, cioè apparentemente più deboli, o più deboli rispetto al passato, ma e le donne più forti, insomma, siamo in una fase di mutazione. Beh, anche un altro discorso, eh? Scusate queste piccole interferenze. Allora, Scorpione, penso che sia sufficiente, si potrebbero dire altre cose, ma è così. Prendiamo invece il Capricorno, Marte in Capricorno esaltato. Il Capricorno è aggressivo, è violento, è cattivo, perché poi si arriva a quello, è cattivo, ma ho appena parlato di Scorpione, quindi chi ha Marte in Scorpione è cattivo? No, ha quelle caratteristiche lì, caratteristiche. Se uno è antisociale è cattivo, se uno si vendica è cattivo, ma dipende. Se prendete Uma Thurman, vabbè, l'attrice del toro, in Kill Bill di Tarantino, Ariete, e Tarantino esprime sempre aggressività nei suoi film. Ma la sposa, interpretata da Uma Thurman, ha ragione a vendicarsi. Ci si può porre anche delle domande sulla vendetta. C'è una mia amica che poco tempo fa, visto che le fanno del male, una ragazza giovane, è una ragazza, e le fanno del male nel suo ambiente di lavoro. Diceva, io mi pongo anche delle domande sulla vendetta, magari la vendetta è una buona cosa, ma il nostro ambiente cristiano ci fa pensare che non lo sia. Si pone delle domande, ma sono delle domande che ci si può porre. E poi questa questione viene esorcizzata anche da un film come Kill Bill. Noi abbiamo bisogno anche di vedere quella violenza perché ce l'abbiamo dentro. Ed è una buona cosa che ci siano tutti questi film, perché diminuiscono tendenzialmente, ipoteticamente, si può dire così, l'aggressività, perché la viviamo.
per interposta persona, o diciamo la viviamo nell'immaginazione, ma è liberatorio. Quindi fa bene anche guardare questi film che diminuiscono l'aggressività, oppure in certi casi invece la scatenano, perché prendi esempio, vedete, è sempre tutto molto ambivalente. Capricorno, perché ho fatto di nuovo un passo indietro verso lo scorpione. Capricorno, Marte in Capricorno. Una persona che ha Marte in Capricorno è cattiva. Il Capricorno è un segno che ha già nella sua struttura, come dicevo, Marte esaltato. Il Capricorno sa usare molto bene l'aggressività, la incanala, la imbriglia, gli dà una forma precisa e se al Capricorno l'aggressività serve come spinta, come propulsione, come motore per raggiungere degli obiettivi ben precisi che quasi sempre sono legati alla professione. Capricorno vuole costruire qualcosa a grandissima forza. Marte è forza anche. Marte è forza, grinta, potenza, caparbietà, testardaggine. E quindi si associa nel Capricorno alla sua capacità di costruire. Capricorno è un segno razionale, usa quell'energia lì per avanzare e ottenere un certo risultato. Quindi questo Marte è cattivo. Beh, certo, il Capricorno, se si arrabbia e se vuole distruggere, così come sa costruire alla grande, innalzare edifici con la sua potenza, beh, naturalmente può fare il contrario, può anche distruggere. Può decidere, vabbè, adesso esagero, no? Tiro giù la città, questa città qui la facciamo diventare un parcheggio. Prendo i jet, bombardate e facciamola diventare un parcheggio. Esagero, ma così, immagini così un po' fantasiose, filmiche. Beh, il Capricorno, certo, se vuole distruggere, distrugge. Quel Marte lì è ambivalente, è ambiguo. Per questo l'esergo, no? Fitzgerald. Insomma, l'intelligenza sta nel vedere i due poli opposti, le due possibilità. Quindi può essere pericoloso, ma tendenzialmente direi di no. Tuttavia potrebbe essere che quel Capricorno, oppure chi ha Marte in Capricorno, sia veramente aggressivo. E il Capricorno è un segno tecnicamente, in quanto archetipo, freddo, no? Non c'è Venere, sentimento, o la Luna, la sensibilità di interferire nel ragionare del Capricorno. Quindi il Capricorno, se razionalmente, lucidamente pensa voglio fare quella cosa lì, può anche farsi nessun tipo di problema morale. Distruggo e distruggo e basta. Quindi potrebbe essere anche molto violento. Ambivalenza, eh? Ambivalenza. Costruzione, distruzione. Oppure prendiamo l'altro segno, l'Ariete, che è un segno vulcanico. Anche il simbolo, no? Qui dietro adesso non vedete bene perché sono in una posizione in cui non vedete. Lo zodiaco, però, se lo sapete, è quel fiotto così, è un germoglio, ma è un vulcano l'Ariete. L'Ariete, a differenza del Capricorno, non è guidato dal ragionamento, dalla razionalità, nella sua aggressività, e neanche dall'analisi, dalla testa, come lo Scorpione. Cioè, lo Scorpione e il Capricorno sono tutte e due guidati comunque dalla testa, in modi diversi. L'Ariete no, nella struttura c'è Saturno caduto. Quindi ecco, l'Ariete è un segno, anche proprio il segno, che in generale tendenzialmente si arrabbia facilmente. Ci sono tanti personaggi, non so, prendete Corona, Fabrizio Corona, è un tizio che è sempre incazzato, ha anche i suoi motivi naturalmente, però se lo vedi è proprio un guerriero greco, no? E poi è sempre incazzato. Non sembra per nulla sereno, no? Ha sempre addosso quell'energia che un po' lo divora, ma anche un entusiasmo, è una potenza, è un Ares incarnato, direi. E ciò gli permette anche di affrontare tante cose. Ci sono tanti personaggi, penso a Céline Dion, che ultimamente ha fatto molto effetto perché ha cantato alle Olimpiadi ed è molto malata, questa malattia del corpo rigido, molto grave. E per un attimo è riuscita a stare lì a cantare, beh, lei è dell'Ariete, l'Ariete non si arrende facilmente. Ecco, questa è la cosa positiva. L'Ariete, o pensiamo Marte in Ariete. Allora, questo è un Marte, cioè un fallo che è sempre messo in dubbio, perché l'Ariete è un segno
proprio fallico, dove il fallo non è tenuto su perfettamente. Detto così, provoco delle immagini forse sessuali, però è così, si può pensare a questo, perché d'altra parte la sessualità fa parte del nostro corpo, no? Non c'è niente di male, chiaramente. Chiaramente. Capricorno è molto più, cioè, stabile, Scorpione anche. L'ariete no, va su e giù, ha dei momenti di entusiasmo, di picchi e dei momenti di crollo, come nell'orgasmo, no? Come maschile soprattutto, no? Sali, puff, e poi ci vuole tanto tempo per riprendersi, oppure infine, un tempo infinito, così, non lo so, dipende. L'ariete è così. Comunque quel Marte, se allora l'ariete, oppure hai Marte in ariete, come affronti le cose? Ma con grande energia, cavoli. E ti riprendi, perché l'ariete è il segno anche dell'origine, della sorgente, del ricominciare, della resurrezione quasi anche. In modo diverso dallo scorpione, però l'ariete è un segno che, anche se crolla, poi si rinnova, dimentica il passato e ricomincia come se tutto fosse nuovo, perché è il primo segno della primavera. Quindi questo Marte porta a una grandissima capacità di recupero, a una grandissima testardaggine. Ha una grande voglia di vita, una grande fame di vita, quante cose positive. Però certo, l'ariete è uno dei segni che si arrabbia di più, e se uno ha Marte in ariete, beh, te lo raccomando, è chiaro che se io lo so, che quello ha Marte in ariete, magari gli sto un po' alla larga, no? Per come sono fatto io. È possibile. Qui, volendo dire anche cose così, sono sempre più umane e si capiscono meglio. Perché può arrabbiarsi facilmente per qualunque cazzata, no? Alza un po', subito si arrabbia, no? Ed è aggressivo in sé, intrinsecamente. Però anche lì abbiamo qualcosa di doppio. Ecco, qui ho preso in considerazione Marte nei segni dove Marte è forte, ma prendiamo quelli al contrario, che pure è interessante. Allora, prendiamo un segno contrario al Capricorno, il segno fondamentalmente contrario all'opposto, Capricorno, che è il Cancro. Ora, nella struttura del cancro c'è il contrario rispetto al Capricorno. Marte è caduto. Allora, vuol dire che il cancro è debole? Che è molle, un mollusco? Potrebbe. A volte il cancro è un mollusco. Certo, rispetto al Capricorno, voglio ben vedere. Capricorno, tante volte, no? Scherzando, ma mi piace dire questa cosa. Ormai mi sono affezionato a questo pensiero. Capricorno è il Terminator dello zodiaco, inarrestabile, no? Schwarzenegger, che è la macchina che arriva e non si ferma mai, è inarrestabile. Però tante volte ho spiegato che il cancro pure è un segno che ha una grande forza. I segni opposti fra di loro sono completamente diversi, eppure hanno dei punti in comune, ma che partono da presupposti completamente diversi. Infatti il cancro quello che ha è la resistenza, è molto molto resistente, caparbio come il bambino. Il bambino che fa i capricci anche, batte i piedi per terra, alza un polverone, frigna, grida, disturbando tutto il grande magazzino nel reparto giocattoli perché vuole il giocattolo. E la mamma, ti ho già comprato ieri una cosa, sì, ma io voglio quello, ma te lo compra, non, guarda che la mamma non ha abbastanza soldi. Allora, questo se lo trasportiamo nel mondo della psiche, del cancro, diventa anche una fonte di forza. Quindi prendiamo un Marte in cancro, e inoffensivo non è così inoffensivo, ha un suo perché. Ciò che sta nella parte oscura del segno vale moltissimo, è più celato, non si manifesta nel suo modo puro, ma si manifesta. Cioè, nel Capricorno si manifesta Marte proprio nel suo modo, diciamo, limpido, chiaro, trasparente. Nel cancro in un altro modo, molto più fumoso, se vogliamo. Non c'è l'aspetto offensivo, c'è l'aspetto difensivo. E c'è la resistenza, e c'è la caparbietà nel raggiungere sogni. Quindi chi ha Marte in cancro è caparbio, ha un sogno, lo voglio raggiungere e lo raggiungo, perché resisto, vado avanti finché non riesco a raggiungere il mio sogno. Da bambino magari non posso raggiungere il giocattolo perché la mamma non me lo compra, ma adesso che sono adulto, ho Marte in cancro, beh, sono adulto, ho altri strumenti. Sono libero di fare certe cose, quindi nella migliore delle ipotesi riesco ad ottenere il mio sogno. E comunque combatto per quello. Quindi è una fonte di forza straordinaria, positivo. Però certo, ritornando alla questione del bambino, il cancro a volte si arrabbia,
per delle cagate, o comunque, diciamo, si arrabbia anche, è pieno di sfumature. Scusate il singhiozzo. Il cancro si arrabbia anche, soprattutto se viene colpito al cuore, ai sentimenti. Il cancro è molto cuore, eh? Nella struttura c'è Venere, amore, cuore, luna, sensibilità. Il cancro è molto sensibile, quindi anche per questo molto suscettibile, come il bambino è suscettibile. Quindi se gli dici qualcosa di male, che tocca la sua sensibilità, e la sensibilità è sempre lì, così, insomma, il cancro bisogna prenderlo un po' con le pinze, perché poverino è sempre lì, cosa mi dici? Cioè, è sensibile. Quindi scatta subito, facilmente, soprattutto se viene messo in dubbio il suo primato da un punto di vista emotivo. Cioè, il cancro ha bisogno di essere molto amato, essere al centro delle attenzioni emotive. E se gli viene a mancare quello, si può arrabbiare facilmente, si arrabbia. E comunque in generale si arrabbia facilmente. Quindi non pensiate che quel Marte caduto, sia debole. Tante volte il cancro si arrabbia. Ma la sua rabbia è infantile, non è tanto produttiva, per questo però è caduto e c'è, quello ha un significato ben preciso, a differenza del Capricorno che sa usare bene Marte, sempre, praticamente sempre. Cancro lo usa, certamente ho detto, lo usa bene perché gli serve per raggiungere degli obiettivi. Sto parlando del cancro, ma che pensiamo anche appunto in un modo più specifico a chi ha Marte in cancro. Quindi serve, però... qualcosa che fa agitare a volte anche inutilmente, no? Perché ti stai arrabbiando? Calma, no? Mica ti ho detto niente di male. Ma tu hai detto così e poi. Il cancro è fatto anche così. Quindi a volte è molto infantile ed è disturbante, no? Come i bambini che continuano a gridare e a piangere, a schiamazzare. Doppio, anche qui, eh? Andiamo a vederne un altro. Scorpione, cos'è il contrario? Il toro. Il toro è mite? Sì, toro, la mucca, ruminante. Perché il toro è mite? Perché nella struttura c'è Giove esaltato, Giove godimento, e il toro vuole stare in pace. Il suo sogno è stare in pace, non rompetemi le balle, io me ne sto qui tranquillo, spaparanzato, esagero, qui adesso è estate, sto qui sulla mia sdraio, mi godo la vita. Cioè, il toro in particolare, tutti noi piace godere la vita, ma il toro in particolare gode della vita e sa godere della vita. Il che non è scontato, non è banale, perché non è neanche così facile. Viviamo qui in un mondo, in una società che ci porta a non godere delle cose. Siamo sempre di fretta, di corsa, dobbiamo essere sempre performanti e non riusciamo a goderci un cavolo. Succede spesso. Il toro invece sa come godere. Questa è una sua cifra stilistica importante. Ora, proprio perché è così, il toro spinge via l'aggressività perché l'aggressività porta solamente a dei guai. Porta a scontrarti con gli altri, alla guerra, e questo è utile per la propria felicità. Il toro pensa: ma no, cioè spreco energia, sto male, devo difendere quella cosa, ma stiamo scherzando, no? È tutto uno spreco di energia, non è una cosa che mi fa godere. Il toro ha ragione, vedete, è un altro punto di vista straordinario. Però se uno ha Marte in toro, che in toro è nel suo esilio, così come il toro, potrebbe essere, è in certi casi sicuramente aggressivo. Ma quando? Beh, quando si tratta di difendere soprattutto nel cancro, dicevo, l'aspetto emotivo. Nel caso del toro, beh, se gli tocchi le sue cose, il toro ha questo lato, diciamo, materiale, i suoi oggetti, le sue finanze, il suo territorio va assolutamente difeso. Non solo, ma il toro, per antonomasia, per eccellenza, è il segno paterno, materno, quindi difende anche la famiglia, i figli. Allora, se gli tocchi i figli, diciamo una cosa bella, se gli tocchi i figli al toro, ma si incazza tantissimo, giustamente i suoi cuccioli. Magari anche altri segni, ma il toro in particolare. Quasi sempre così, quindi c'è un lato assolutamente buono, no? Nella rabbia, che il toro tende ad eliminare. Visto che il toro non è un segno particolarmente legato all'intelletto, che non vuol dire che non sia intelligente, ne ho già parlato, ci sono mille sfumature. Ci sono toro estremamente intelligenti, ci sono fior di intellettuali del toro, di un certo tipo, anche qui si apre un argomento, il segno e il suo intelletto, com'è ognuno di noi intellettualmente?
ognuno di noi può essere intelligentissimo, no? L'ariete, il toro, il cancro, tutti i segni, ma ognuno ha delle modalità diverse. Ma detto questo, il toro quando si arrabbia, siccome non è sostenuto come uno scorpione dal Mercurio, da Mercurio come il Capricorno, da Saturno, ma si arrabbia in un modo cieco, è furioso, diventa Orlando furioso e diventa irragionevole. La rabbia del toro tendenzialmente è irragionevole. Se uno Marte in toro può essere tante volte irragionevole. Perché non capisce una data cosa. Magari uno gli ha detto una cosa, ha fatto un'osservazione, che non voleva essere provocatrice, però il toro si offende, si può offendere tantissimo, a vanvera, perché non vede la questione e viene accecato, gli occhi gli si iniettano di sangue, come il toro, no? Ti attaccano a corna basse, il toro nelle corride spagnole, poverino, insomma il toro, no? Il toro è mite in realtà, come la mucca, solo che gli rompono le balle, è chiaro, lo stanno uccidendo, è chiaro che deve attaccare. Però insomma, avete capito, il toro è fatto così. C'è un altro segno che ho lasciato fuori, al contrario del Capricorno, al contrario dello Scorpione, toro, e poi il contrario dell'Ariete, la Bilancia. Ora, la Bilancia, prendiamo Marte in Bilancia. Marte in Bilancia nel suo esilio. Ora direi, non perché la Bilancia è uno dei segni che mi piace di più soggettivamente, i segni che soggettivamente mi piacciono più sono la Bilancia e lo Scorpione, ma probabilmente vi dirò anche per un fatto semplicemente di destino, perché ho incontrato in particolare donne con caratteristiche Bilancia barra Scorpione, sono le donne di cui mi sono innamorato, con cui sono stato insieme, da cui sono attirato e che io ho attirato, quindi è anche solamente quello, sono un po' condizionato dalle mie esperienze. Magari il segno che per me andrebbe meglio potrebbe essere anche un altro, però nella mia esperienza è così, e comunque i segni mi piacciono tutti in quanto astrologo, assolutamente, ve lo assicuro. Cioè, ogni simbolo è straordinario ed è necessario. Comunque la Bilancia, ripeto, non perché mi è particolarmente simpatica, ma dirò che la Bilancia è il segno più pacifico di tutti, pacifista. Detesta l'aggressività, detesta la gente che alza la voce, detesta la maleducazione, detesta la guerra. La Bilancia cerca il compromesso, cioè l'equilibrio, l'armonia, parliamone, cerchiamo un equilibrio, ti lascio spazio e tu lascia spazio a me. La Bilancia ti lascia tanto spazio, trovo un segno da questo punto di vista eccellente, ma se c'è Marte in Bilancia, cosa succede? La Bilancia è innocua? No, Marte si associa alla struttura della Bilancia, cioè Saturno, e quel Saturno insieme a Marte rimanda al Capricorno, stessi pianeti accostati, messi insieme, quindi la Bilancia può essere anche aggressiva ed essere guidata dalla razionalità, però attenzione anche da Venere, cioè dall'amore. La Bilancia si arrabbia per questioni legate all'ingiustizia. Allora, se c'è l'ingiustizia, una persona a Marte è della Bilancia. Avete capito che tutto quello che sto dicendo riguarda il segno, sei di quel segno oppure hai il pianeta nel segno. Sei Marte in Bilancia e sei di fronte a delle ingiustizie, ti puoi arrabbiare tantissimo anche. Non ci vedi più. L'ingiustizia è la cosa che più ti fa arrabbiare, che è veramente nobile. Il ritorno, il fatto, qui io apprezzo particolarmente la Bilancia, l'apprezzo per varie cose. Quindi la Bilancia è anche portata, mettiamo uno a Marte in Bilancia, è portato ad occuparsi di giurisprudenza, di entrare in quel mondo, no? Dove posso essere un avvocato e posso magari difendere anche gli innocenti e lavorare in un modo razionale a favore della giustizia o in altri ambiti. Quindi magari la Bilancia è il segno che, essendo bilanciato effettivamente, a meno doppiezza, però anche la Bilancia può avere i suoi quarti d'ora, quando vede una cosa che non è bella, perfetta, o è diverso dalla Vergine, no? Perché la Vergine vuole la struttura perfetta, la Bilancia vuole l'equilibrio, potrebbe arrabbiarsi, certo, adesso non mi viene in mente esattamente come spiegarlo, però, anzi sì, la Bilancia può essere anche molto tagliente, Io ho avuto anche delle ragazze, quindi lo so, della Bilancia. Quindi metti Marte in Bilancia, la Bilancia, se decide che una cosa non è più, non deve essere, non funziona, tira fuori la spada e taglia, zacchete, no? Taglia la testa al toro. Quindi può essere anche aggressiva,
può essere anche metallica la bilancia, non è un segno dolce, ma non è il cancro che è iperdolce, no? Succoso come un frutto maturo, no, la bilancia ha Saturno dalla sua parte, eh? Non scherza. Quindi, no, prima stavo dicendo che non sapevo, ma sì, so, naturalmente, so tutto. Allora, ecco, questo è un quadro di alcuni punti in cui si esprime Marte. Si potrebbero prendere in consegna anche gli altri segni. Cosa ne ricavate da tutto questo? Cosa si può ricavare da tutto questo? Che Marte si esprime in un modo ambivalente, per quello ero partito da quel concetto. L'esergo è: bisogna vedere le cose in modo doppio. Quindi questi segni, o questi segni con quel pianeta, Marte in particolare, cioè quel Marte in questi segni, è cattivo o buono? Porta la persona ad essere cattiva o buona? Vedendo appunto Marte come una possibilità di cattiveria, di male, di malvagità, perché in sé può essere questo, ripeto. Poi possiamo prendere in considerazione altre cose, ma Marte è un buon esempio, hm? Per questo sto trattando questa questione. La questione è doppia, effettivamente. Cioè, se io vedo questo pianeta, in quanto astrologo, in questi punti, posso dire tutte le cose che vi ho detto, e altre ancora. Ma com'è che si esprimerà in definitiva? Allora, uno, si esprime in modo oscillante. Il Capricorno in certi casi sarà costruttivo, generalmente, ma in altri casi... oppure Marte in Capricorno costruttivo, in altri casi potrebbe anche tirare giù un palazzo, no? Prendere un cannone, un bazooka e tirare giù qualcosa. Dipende, no? Perché la vita è fatta di fluttuazioni, non è che si è sempre cattivi, stronzi, malvagi, distruttivi, è sempre tutti noi, no? Ogni giorno siamo buoni, cattivi, invidiosi, dolci, gentili, responsabili, irresponsabili, siamo tante cose, continuiamo a variare. Quindi c'è questa ambivalenza. E questa ambivalenza vale per tutto, per i segni, tutti. Cioè, dell'Ariete si può parlare in senso negativo. Com'è l'Ariete nel peggiore dei casi? Si dice che è vulcanico, distruttivo, egocentrico, pensa che lui abbia sempre ragione. Prendiamo Fabrizio Corona, che è un buon esempio, no? Io sono qui al centro dell'universo e tutto quello che dico io, insomma, proprio persone di grande formato, però l'Ariete è anche umano, pieno di calore umano. Per tanti motivi, no? Perché è un guerriero e vede anche negli altri il guerriero che cade, puff, nella polvere con l'armatura, patatrà, che così, vede anche l'amico, il nemico diventa un amico, sei come me, e lo tira su. Quindi ogni segno è doppio, tutti i segni sono doppi, i pianeti sono doppi, Marte, che potrebbe essere l'espressione di male in sé, Marte, il dio, beh, Ares, no? C'è anche il film Wonder Woman, quello l'ultimo che è stato fatto, cioè il primo di due, ma il secondo è abbastanza bruttino, e il primo invece è molto molto bello, secondo me. Nel primo film c'è Wonder Woman che combatte contro Ares, e Ares è proprio il male assoluto. In quel film c'è una sovrapposizione tra leggenda greca e cristianesimo, cioè Ares diventa proprio Lucifero, Satana, cioè... Hollywood sapientemente mette insieme tutte queste cose, fa questi pastiche, mette insieme delle cose e viene fuori qualcosa che ci convince, perché fa scavare nel nostro immaginario collettivo, nel nostro inconscio. Quindi Marte si esprime in un modo doppio. Allora, ritornando alla questione delle formulette, se tu mi dici Marte in Capricorno o in Cancro o in Scorpione, eccetera, ti racconto le cose che ho detto, se ne possono raccontare altre, ma quelle sono alcune. Quindi non è che io individuo in Marte in Capricorno o in Marte in Cancro o in Marte in Scorpione o in Marte in Ariete il male, e quello rappresenta il male. No, è una caratteristica, può esprimersi così o cos'ha, pulsa, è pulsante, è ondeggiante. Naturalmente vi potrete chiedere giustamente, e qui allargo un po' la questione, perché sennò non si capisce, ma allora una persona non puoi dire che sia cattiva o buona?
Senso filosofico, no. Io in quanto astrologo, allora no, ma anche sì, chiaramente, anche qui c'è ambivalenza. In quanto astrologo illuminato, diciamo così, ma io penso che così dovrebbe essere ogni astrologo, cioè epochè, come si dice in filosofia, cioè c'è sospensione di giudizio. E chi studia le persone deve amare le persone. Ritengo, magari non è così per tutti, però ritengo che debba essere così. Io amo le persone. Guardo il tema natale di una persona, a parte che le persone che si rivolgono a me non sono serial killer, pedofili, almeno me lo auguro, non... penso di no. In generale non è così, non sono assassini, non sono Jack lo squartatore, non sono Hitler. Ma io quando studio il tema natale di una persona, anche se a volte vedo che quella persona lì magari ha un caratterino, ha un carattere un po' di merda, però vedo sempre cosa c'è di buono, perché ogni persona alla fine mi appare nella sua bellezza. Cioè, in un modo radicale, ogni persona è unica, originale e bella, a modo suo, anche quello che è cattivo. Il discorso vi può sembrare strano, anche questo fa parte di una visione ambivalente, dove il bene e il male si cercano, yin e yang. Perché ci sia il bene, deve esistere anche il male. È difficile capire tutto questo per noi, siamo disabituati, è tutto bianco e nero, questo è male, questo... Naturalmente è giusto distinguere, per l'amor di Dio, io distingo come tutti, giudico come tutti, giudicare non è... Poi c'è il tabù della parola giudicare, però continuiamo a giudicare tutti, no, giudicare, ma tutti giudichiamo e accusiamo. Il giudizio per Kant è comprendere semplicemente, capisco che è così o cos'ha, sto giudicando, la critica della ragion pura è legata al giudizio che mi permette di capire. Quindi sì, chiaramente si distingue, io distingo. Chiaramente, però ritengo che le persone sono tutte buone e cattive, tutti hanno scheletri nell'armadio, non esiste il buono assoluto. Heidegger era relazionato, faccio degli esempi alti, diciamo così, in un certo senso, intellettuale perlomeno, era legato al nazismo, però era un genio della filosofia. Einstein è simpatico, no? Visto così, però quando era all'inizio della sua carriera universitaria, ha avuto un figlio da una donna e questo figlio l'ha abbandonato. Quel figlio è sparito, non si è mai più saputo niente di lui. Perché l'ha abbandonato? Perché gli avrebbe impedito di viaggiare leggero nel suo percorso universitario, nella sua carriera di insegnamento. Insegnamento, sì, era ai tempi in cui doveva insegnare. Quindi l'ha abbandonato, non ha avuto nessuno scrupolo. Quindi non è così simpatico, Maria Teresa di Calcutta è una santa, però si sa dai racconti delle consorelle che trattava malissimo tutti, cioè trattava malissimo le consorelle, era una carogna. Perché faceva quello che faceva? Magari lo faceva perché aiutava i poveri, perché era particolarmente misericordiosa, forse lo faceva solamente per guadagnarsi il regno dei cieli. Tanta gente fa il bene perché crede effettivamente nel divino, nel paradiso, in una ricompensa oltremondana e quindi fa le cose per guadagnarsi il regno dei cieli. È veramente disinteressato il gesto? Non è detto. Quindi vedete, siamo tutti molto complessi, tutti molto complicati. Hitler, certo, vabbè, quel caso lì, cioè l'esempio massimo di male, chiaro. Però faceva anche gli acquerelli, no? Ogni tanto aveva dei momenti romantici e dipingeva dei paesaggi con gli acquerelli, quindi aveva anche... era un poraccio, che nato brutto, piccolo, con una voce anche gracchiante, schifosa, eppure riusciva a convincere le masse ad un certo punto, un imbianchino pieno di complessi, ed è diventato così. A un certo punto ho pensato, ma io sono cool, sono figo, io sono un dio, cavoli, e poi però era una persona piena di problemi, quindi anche poveraccio, si fa per dire, c'è poco da scherzare, lì è successa una delle cose più terrificanti che siano mai accadute nella storia dell'umanità. Quindi siamo tutti molto complessi e ripeto, in quanto astrologo io vedo la persona con delle caratteristiche. È invidiosa? Sì, pure. È iraconda? Ok, iraconda. Fabrizio Corona è iracondo? Sì, ma fa parte del suo fascino. È fatto così, no? Ok. Certamente non è che lo frequenterei, penso. O magari lo frequento e poi alla fine sì, mi è simpatico. Può anche, è possibile. E è così. Detto questo, sempre all'insegna dell'esergo, no?
vedere gli opposti che... Ma è chiaro, studiando un tema natale completo e quindi avendo a disposizione tutti gli elementi astrologici, o più elementi astrologici possibili, è chiaro che arrivi a capire se una persona è cattiva? Sì, oppure si comporta, ritorniamo alla rabbia che è un buon esempio di cattiveria, di malvagità, perché alla fine fondamentalmente è lì che c'è il massimo, il peggio di noi, no? Nella violenza, nella guerra. Puoi capire se quella persona è pericolosa, è particolarmente aggressiva, è da evitare perché potrebbe farti del male? Sì, lo puoi capire, però devi tenere in conto di tutto quanto, cioè. Non sarà Marte in Capricorno che ti dice questo, è una formuletta dire così. O vedevo altre cose, perché se tu hai, qualcuno ha scritto Marte congiunto a Saturno, allora lì, ma questi sono i due pianeti, del Capricorno. Saturno tiene sotto controllo Marte, lo amministra benissimo. Certo, ripeto, lo può usare per il male, ma anche per il bene. Quindi ripeto, le persone sono fluttuanti, non è detto che agiscano sempre nello stesso modo. È che uno, cioè, non siamo nel mondo della Marvel, no? Dove uno è sempre, Captain America è sempre buono, perfetto. Quelli sono dei modelli così, astratti. E, che ne so, pazzo di Thanos è sempre fatto a modo suo. Che poi ha le sue ragioni, però insomma, che ne so, ci sono i cattivi che sono cattivi 24 ore su 24, sono pagati per essere sempre cattivi. Insomma, non è che il Joker è sempre pazzo, a parte che i cattivi poi hanno anche, appunto, hanno anche il loro perché. E sono quelli che ci affascinano di più. Almeno nei film. Nella pratica possono affascinarci molto meno, certo. Il padre di famiglia tranquillo che ieri lo scrivevo, ecco, lì è interessante. Ammesso che io abbia i dati del padre di famiglia tranquillo che abita nel mio isolato e sta lì a coltivare le rose, a innaffiare il suo giardino con i figlioletti, e tutti dicono: ah, che bravo padre di famiglia, eccetera. Poi un giorno si alza, si sveglia, tira fuori il fucile e spara tutti: spara la moglie, spara i figli, spara il cane, e prima che lo prendano, spara a se stesso. Esistono tanti così, oppure insospettabili. Certo, con l'astrologia lo puoi sapere, oppure c'è il ragazzo, negli Stati Uniti succede tante volte, che per vendicarsi di professori, eccetera, va a scuola, poi negli Stati Uniti circolano molto le armi e spara tutti quanti e fa una strage. Insomma, la violenza è chiaro, è fortissima in questo pianeta. La violenza è in tutti noi. È diffusa, c'è, ed è grave, ed è brutto, insomma, c'è poco da scherzare. Eh? La storia dell'umanità è tutto un bagno di sangue, no? È un massacro, un macello. Quindi, certo, ritornando alla questione dell'astrologia, puoi capire se una persona è particolarmente aggressiva, quindi malvagia? Sì, lo puoi capire, però non con le formulette, perché ripeto, a questo punto forse sto diventando noioso, ma non è Marte congiunto a Saturno in Capricorno che ti dice che quella persona è aggressiva. E non è neanche un aspetto, non è che, non so, Mercurio, in opposizione a Marte può segnalare ciò. Sì, può segnalare qualcosa, cioè si può andare già in quella direzione, perché se manca Mercurio, manca ragionamento, quindi è più facile che uno non si controlli, è la ragione che controlla, contiene, comprende, cioè fa in modo che le cose, la ragione serve a quello, tra le altre cose. Mercurio, cioè il controllo, l'autocontrollo, Mercurio, Saturno è autocontrollo. Se non hai autocontrollo, per esempio come tante volte succede all'Ariete perché a Saturno è caduto, oppure non hai autocontrollo come il Toro, perché come può succedere in certi casi specifici, come raccontavo prima perché Mercurio caduto. Certo, è più facile essere aggressivi. E quindi mettiamo un Mercurio caduto in Toro e dall'altra parte un Marte forte in Scorpione può portare a un'aggressività. Quindi è chiaro, più analizzi, e vedete, bisogna analizzare tutto e alla fine avere un quadro generale, è un libro, l'astrologia, è un discorso, alla fine capisci. Allora sì, alla fine posso dirgli sì, si capisce. Per questo, quando mi è stato detto, ma si puoi capire, sì, posso capire tutto, allora dici come si fa a capire se una persona è cattiva o buona. Come spero di aver spiegato in qualche misura, non si capisce da una cosa, e per questo anche mi sono un po' innervosito.
Perché non potevo spiegarlo, ho detto non posso spiegarlo, non è, o qualcosa del genere, e però si insisteva. Se dico così avrò i miei motivi. Poi tra l'altro ero reduce da un'ora di spiegazione, quindi non ero fresco, cioè ero un po' stanco. Poi sarebbe bello che si facciano domande sull'argomento, però non lo pretendo, poi magari uno entra in quel momento, quindi è meglio fare le cose in un altro modo, ripeto, differenziare. Lì, errore mio anche, diciamo. Poi anch'io mi sono arrabbiato un po', no? Non veramente, no? Non veramente, la rabbia è un'altra cosa. Mi sono irritato perché fa caldo e quando c'è caldo aumentano i crimini. Che è anche vero. E così, anche perché così, penso, non capite, non insistete. Del resto spiego quello che posso, come posso, e se non dico una cosa, ok, non la dico. Non sono obbligato a dire tutto. E diciamo, è bello che qualcuno spieghi, no? Io credo, anzi, sicuramente è oggettivo, io spiego tantissimo, rispondo a tutti, chi è che lo fa? Nessuno. Non lo dico per farvi sentire in colpa o qualcos'altro, anche se penso che non abbiate questo tipo di reazione, però dico solo che non è scontato, non è scontato. Cioè io, i miei gesti sono all'insegna della gratuità, cioè a me piace spiegare, non è che lo faccio per un secondo fine, poi succede che le persone mi chiedono il tema Natale o mi chiedono delle cose, ma io do tantissimo, cioè tecnicamente io sto sempre facendo il lavoro qui, anche adesso, non è che chiacchiero, come qualcuno ha detto, ma per chiacchierare, no, non è un chiacchierare, le cose che spiego io sono da professore universitario dell'astrologia e anche di filosofia, lo dico così, ma non per orgoglio, lo dico perché è la verità, un fatto oggettivo, sono della Vergine, quindi sono oggettivo. Ma detto questo, chiusa la questione, comunque sappiate che io sono contento, lo faccio volentieri, quando lo faccio volentieri, mi piace parlare con tutti voi, piace parlare con le persone, mi piace spiegare se posso, assolutamente, no? Quindi ho la mia scelta, naturalmente. Ritornando alla questione generale, sì, la rabbia e tutto il male. Adesso mi ero un po' distratto pensando al fatto che anch'io, io stesso, no? Come si fa a capire, no? Quello lì, il tizio lì, Remaggio Lupo, per un attimo si è irritato, è la punta dell'iceberg, adesso un po' esagero perché insomma, tutti ci irritiamo, no? Io non mi arrabbio quasi mai, è molto raro che io mi arrabbi, però a volte mi arrabbio anche tanto, appunto, ma è la punta dell'iceberg di uno che ha i cadaveri in cantina, è la punta dell'iceberg di un violentatore. Di un maniaco che fa del male alle persone, è la punta dell'iceberg di chissà quale retroscena, può essere, cioè, dovreste vedere il mio tema Natale e magari scoprite che sono una persona molto pericolosa. Perché ci esprimiamo in modi diversi. Naturalmente dico così per dire. Si spera, naturalmente. Che io mi arrabbio in certi casi, no? Però. Non è una mia caratteristica, non è una mia caratteristica. La rabbia in un modo particolare, però mi posso arrabbiare anche abbastanza in certi momenti. Se mi arrabbio è meglio non vedermi arrabbiato. Per quello io tendenzialmente cerco di non arrabbiarmi. Non mi arrabbio praticamente mai. Non mi piace. Non è una bella cosa. Detto questo, allora, ritornando al discorso generale del male, appunto, ci vogliono tutti gli elementi per arrivare a capire. Allora ad un certo punto sì, potrò dire quello, padre di famiglia, ho i suoi dati di Natale, tranquillo, così, però è un potenziale assassino. Meglio stargli alla larga. I miei figli, se ce li ho, li porto lontano, lontani da quello. O questa persona che conosco, sì, beh, è fatta così e quindi magari non la frequento. Ora, nel mio caso non è così, io frequento, cioè frequento tutti, cioè nel senso che io non è che faccio questo tipo di operazione, anche qui ci sarebbe un discorso, perché a volte mi è stato detto, ma allora tu sapendo della persona, quindi ti fai delle idee, hai dei pregiudizi, allora io personalmente no, no. Cioè io posso sapere, certamente se so che quella persona è pericolosa, facciamo che sia così, naturalmente sto alla larga. Però generalmente non mi faccio condizionare, io frequento le persone, mi rivolgo alle persone tranquillamente, mi interessa anche la vita, non è che ragiono sulla persona e quindi parto da quel concetto astratto per poi agire di conseguenza, no.
sono fatto così, ma questo è anche un'altra cosa mia. Ritornando al male, il male lo puoi vedere, ma devi avere tutti gli elementi. L'astrologia è fatta di un alfabeto, di frasi che si formano, e alla fine c'è un libro che si può leggere. In questo libro che leggi, alla fine puoi scoprire veramente com'è la persona. Quindi non puoi rispondere, per vari motivi che ho spiegato, questa persona è cattiva e buona. Ci sono tante sfumature, tante oscillazioni. Poi può essere cattiva effettivamente, però questo lo capisci non con un elemento, con un aspetto, ma vedendo tutto l'insieme. Finisco qui, ciao, vi saluto e siate molto molto felici. Ciao!